Numerose piante ornamentali e selvatiche sono tossiche per i nostri cani. Normalmente gli individui adulti tendono a rimanerne lontani, ma dovete prestare molta attenzione se in famiglia c'è per caso un cucciolo. Alcune di queste piante hanno delle gravi conseguenze sulla salute dell'animale, altre invece causano dei problemi di lieve entità, come ad esempio secchezza delle fauci, diarrea temporanea o disorientamento, che comunque non va sottovalutato perché può far perdere il controllo al cane, che non si rende conto dei pericoli che lo circondano, come ad esempio la strada, le auto che circolano, delle buche o una scarpata. Alcuni consigli pratici per prevenire gli avvelenamenti accidentali causati da piante e da fiori. Non è necessario che eliminiate tutte le piante potenzialmente pericolose dai vostri appartamenti o dai giardini. È sufficiente rendere difficile il contatto dei cani con esse, con una recinzione o una rete. Ricordatevi che i bulbi dei fiori sono particolarmente tossici e pericolosi se vengono ingeriti, in particolar modo dai cuccioli che li scambiano per dei giocattoli. Quindi riponeteli sempre in zone e in posti difficilmente accessibili al cane prima di interrarli. E una volta che li avete piantati, sgridate il cane se prova a dissotterrarli. State attenti quando fate delle passeggiate con il cane libero nei boschi o nei prati e insegnategli sempre un comando per sputare quello che ha in bocca. Questo gli può salvare la vita e prevenire un sacco di avvelenamenti accidentali di qualsiasi natura essi siano. Se nonostante tutte queste precauzioni il cane è entrato in contatto e ha ingerito una di queste piante, recatevi con estrema urgenza dal veterinario, possibilmente portando la pianta con voi o scattategli una foto, in modo tale che il veterinario possa riconoscerla e mettere in atto tutte le procedure salvavita del caso. Dopo l'intervento del veterinario è consigliabile effettuare un ciclo completo di forma e bellezza che contiene bardana, cardomariano, carciofo, gramigna, piante depurative e detossinanti che favoriscono la funzionalità degli organi emotori, il fegato e i reni, e agevolano lo smaltimento delle tossine accumulatesi a causa dell'avvelenamento. Se le cure hanno richiesto il ricovero, l'alimentazione assistita o la somministrazione per lunghi periodi di medicinali e o di antibiotici, è consigliabile somministrare al cane un prodotto come disordini intestinali, con la sua ricetta ricca di chelidonia, consolida e cumino, favorisce la rigenerazione della flora intestinale batterica, aumentando l'assimilazione della razione alimentare e favorendo il recupero del peso corporeo. Al termine di questo video troverete una serie di immagini delle più comuni piante ornamentali che possono essere tossiche e pericolose per la salute dei nostri migliori amici a quattro zampe. Mr. Sandman sent a dream of dreams to me. Painted a picture of everything this life could be. Told me a story about fate and destiny. I would like to believe. Spring is in the air, summer's in the skies. Freedom is waiting there, and I feel hope is on the rise.